Buongiorno ragazzi, siamo qui alla villa del dottore, così è chiamata su alcuni forum, su alcuni gruppi Facebook. È questa qui. L'ingresso è abbastanza facile, le macchine ci guardano male e vediamo di entrare. No, no, sotto, zio. Grazie, quindi. Ma ci sei già entrati, vero? Vai. Ma qui ci sei già entrati palese. Ragazzi, qui c'è una stalla. Vedi qui. È una stalla, dici? La stalla. Che tieno. Aperto? Ah, aspetta, aspetta, bravo. La stalla? Guarda lì spettacolo lì sopra. Oh, tutti lo vedo spaccato. Ce le fanno anche mangiate, io non so. Queste sono mangiate. Sì, certo. Mi sembra mangiate. Sì, queste sono mangiate sicuro. Ce ne tante. So se qui c'era un asino o qualcosa. Speriamo di non beccarsi un cane che ci attacca. Qui c'è un buco. Ce l'ha stato. Oh, occhio qui, bimbi, che qui si fa un volo, ci si ammazza. Mi sono preso una paura. Perché? Porco. Se non lo dici subito fa ancora più paura. Venite. No. Cos'è? Sono spaventato tantissimo. Te lo giuro. La paura di qualcosa è la stessa paura. Vedi? Quel coso lì mi sembrava una mano. Vai giù. Mi sembrava una mano attaccata. Cristo! Quale? Mi sono spaventato. Cristo! In maniera incredibile. Quale? Boh, è una fantasia però. Giù. Non mi puoi sembrare una mano. Non capisco quale. Qualcosa lì. Ti devi sporgere mo, devi. Ma vedi? Ah, cavolo. Vecchia. Mi sono cagato. Un po' sembra. Una mano murata? Qua si può entrare. Entra, entra. Non è facile, eh? Dammi la macchina, vieni. Oggi no. Metti i piedi qui. Di quanto tempo fa, eh? Questa? Penso 800. Anche qui ci sono dei segni di civiltà moderna, perché qua in Bolivia non penso ci deve essere un 800. Effettivamente. Quindi non si sa mai bene. Come l'altra volta ti sei di oriente. Dopo la seconda parola ti sei di oriente. Perché qui stanza vuota. Poca roba. Cos'è quel coso? Quello? Sì, quel coso con i chiodi. Sono... Sono vedo con i chiodi. Questo qui? Non mi trovo il senso, roba. Non lo so. Sulla testa della tua cosa. Madonna, te la ragnatele, porca puttana. Cos'è questa cosa, questa bottiglia? Una, tipo una birra. Un alcolico, sì. Una birra sicuramente. Sì. Qua c'è un piccolo ripostiglino dove ci sono ancora due frigoriferi.
No. Qui c'è l'invaso la... Buon Natale. È in tema. È vero, siamo quasi a Natale. Una televisione, così. Una batteria a gel da macchina. Figo però. Molto bella questa foto, ragazzi. Una discreta vista. Minchia. Vai rigirando ste scale. Speriamo. Un granché non sono. Una mezza porta. Sono delle porte, delle ante qua. Che luce fu? Ah, il cesso! Schiuma da barba! No, via, è una cosa che devo esplorare questa. Questa è piena. Secondo te spruzza. Buongiorno. C'è una stupida di... Proprio un momento di farsi una bella barba. Lo sapevo che buttava, cazzo, lo sapevo. Che figa. Ho preso un po'. Ma tutti i vestiti, raga. È la sua moglie questo pure. No, spettacolo. Cazzo? No. Andiamo di qua. Ma qui è tipo aperto o bisogna passare sotto? Scendiamo. No. No, la porta non si apre. Siamo sotto. No, che spettacolo! Bellissimo, la vista da fuori è bellissimo. C'è un altro bagno? Sì. Non riesco a capire cosa sia questa cosa. Lo specchiettino. Specchio. Senza specchio però, giralo. No, non c'è chi lo specchio. Lì dove c'è lo scatto c'era il vetro. Qua. Oh, qui c'è fondotinta, è pieno questo fondotinta. Vedi? Eh no. È Kiko? È Kiko, sì. Guarda qua. La vecchia lavatrice. Boia. Proviamo. Prova a aprire. Dall'interno si è mantenuta bene. C'ha un look... anni 50 direi. Sì. C'è anche il detersivo. Sì. È vero. Tutto finita. Qua c'è lo scaldamagno. Staccato. Staccato, sì, è vero. Questo qui. Penso la villa vera e propria sia quella di là, che dovrebbe essere enorme, da quanto ho capito. Molto grande. Non so mai. Occhio, penso sia abbastanza pericolante qui. Ok, qui inizia a essere abbastanza macabro, ero abbastanza, qui è macabro e basta. Porca puttana. Penso che si sta facendo il cazzo che gli pare. Col cazzo che tu questa porta, vieni via. Minchia. Soppi.
Bello. Bellissimo. Che c'è? Roba accatastata, altri grigli deletti, dei chiappini. Porca troia. Ora siamo usciti, penso, da dove ci stava la plebe. E ora andiamo verso la vera villa del dottore. Dovrebbe essere questa regola, visto che qui ci doveva essere un cancello che divideva le due case. Più ovviamente loro. Sì, sembra anche più grande addirittura qua. Eh sì, direi a stima che qui è dove è la vera villa. Già solamente guardando la pavimentazione leggermente più ricca dell'altra casa. No, bellissimo. Bellissimo, con due poltrone qui. Dei libri? No, aspettavo l'aria qui. Minchia, il camino. Sì, qua è anche tenuta molto meglio. Sì, il camino sembra benissimo. Il camino sembra nuovo. È vero, fatto benissimo. Libri. Sì, la questo medicina internazionale, ecco da dove si pensa che sia la casa di un dottore. No, tutti lì in terra. Però ragazzi, quando venite in questi posti, non fate i mandali, per favore. Spettacolare. Eppure anche questo dovrebbe essere un posto abbastanza sconosciuto ai più. Dove la lette? GL. Ah, lì? Sì, infatti la chiamano la villa del dottor GL. Dov'è la L? Ah, eccola qua, la L. Tra l'altro, sai mi sa cosa? Che i libri che ci sono giù, quelli... Quelli che abbiamo studiato prima? Ci sono più copie, cioè l'autore è Giovanni qualcosa, mi pare, la Velletta. Perché era lui. Dici che è il padrone di questa villa? Sì, spiegherebbe la motivazione per cui non ha più copie, dato che ci sono tipo 30 copie dello stesso libro. Collezionava francobolli. Dove l'hai visto? C'ho le riviste. Eccolo qua. Bagno. Bello. Eccolo qua. La prova. Come si chiama? Giovanni Lugo. Dottor GL. Magari riusciamo anche a capire quando è morto, capire quando è stato abbandonato. Ma qui è tipo crollato tutto? Cazzo. Il letto. Cazzo. Cazzo. Ah, qui è... sfondato. Si è sfondato il letto e è cascato dal piano di sopra. Questo è un altro bagno. Sì. Però tenuti benissimo, abbastanza, sì. Qua più a aprire, almeno c'è un po' più di luce. Sì, sì, apri la finestra. Volevo. Qua? Vedi se mi si apre. Qua si ricongiunge alla stanza centrale. Sì, c'è una stanza, un altro camino. Sì. Però non c'è nulla. Un letto, solito materasso. Ah, ragazzi, occhio qui, mi sa che qui crolla. Ah, è vero. Qui c'è stessa una cassaforte. È vero. Una cassaforte? Sì. Hanno provato anche ad aprirla. Hanno provato a farlo saltà. Cosa, mini ciccioli? Beh, probabilmente sì. Si è arrugginito ogni volta. Vuoi vedere? Si vede qualcosa. Secondo me ce l'hanno fatta aprirla, ora però non c'è niente dentro. All'interno. Sì, vedrai che lasci la cassaforte piena. Questa è la prima. Stanza da letto. Bella. Bella quel drappetto. Bella. Sempre quel letto in paglia.
Sì, un materasso con materasso in paglia. Lì che c'è? Si riesce a vedere qualcosa? Ora si fa la fine di quell'altra stanza col letto io per caso di lui. No, non si vede nulla. E ultimo piano, direi. Sì? Sì, poi c'è il soffitto. Comunque enorme. C'è un quadro. Cavolo. Qui c'è un altro bagno. Ma questo... Sì, praticamente il garba manda in bagno a questo dottore. Non è messo molto bene come gli altri. Beh, in ogni piano c'è un bagno normale. Però è bello questo. Un bagno del genere. Che non so cosa sia, un quadro. Bello. No, è... Oh, attenti ragazzi. Ho sentito molto. No, porca troia, ragazzi. Ragazzi, qui è moscio. Anche l'ho sentito. Questo qui in terra regge po', eh. Sì, si è visto che fine ha fatto... Guarda che avvallamento. Ho sentito... Sì, guarda qua. Madonna. Cavolo. Qui ci casca la testa, ragazzi. Ma ci sarà stato un po' di remoto, secondo me. Può anche... Proviamo andare di qua. Però... Cosa? Qui c'è di ogni. Aia, quanti cavolo di libri aveva? Laggiù è la stanza dove è crollato il letto. Si può vedere? Sì, 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 qui. Occhio ragazzi, c'è dei vetri in terra. Qui è dove praticamente è crollato il letto. Cavolo. No, io qui il piede non ce lo metterei, Ma questi sono vetrini. Sono vetrini per... Cazzo, è vero, ragazzi. Per l'università. Cioè? Per il microscopio, esatto. Guarda. Questi sono vetrini. Cazzo. Polmone. Comunque, ragazzi, io non mi fido a stare qui sopra. Io uscirei. Che dite? Sì, sì. Sì, perché qui pericoloso. Non è sicuro, si sente. Allora ragazzi, l'esplorazione finisce qua. La villa si è rivelata molto bella già da come avevamo visto dalle foto sui social. E inoltre abbiamo scoperto anche il nome di colui che viveva all'interno di questa villa, ovvero Giovanni Lugo, che si presume fosse un insegnante di medicina all'Università di Pisa. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale.